Scroop? E chi sarebbe? Revelio! Faccio! Zucche? Ah, bene! Ho in mente il posto giusto. Revelio! Giù alla riva. Sarà meglio che non si tratti di uno scherzo. Grazie immensamente di essere qui. Il mio nome è Scroop, umile servo del preside. Scroop è nella famiglia Black da tanti anni. Scroop chiede scusa per la quantità di biglietti, ma voleva assicurarsi che nessuno ti seguisse. Di che si tratta? I tuoi biglietti accennavano al libro che ho trovato nel reparto proibito. Scroop può dirti di più in cambio del tuo aiuto, ma nessuno dovrà saperlo, specialmente il preside. Sfidare l'autorità del preside e guadagnarci anche qualcosa. Sono tutto orecchi. Oh, Scroop non intende affatto sfidare il preside. In effetti, Scroop spera di fargli una sorpresa. La defunta padrona di Scroop, Apollonia Black, che riposi in pace, frequentò Hogwarts più di 50 anni fa. Prima di morire, parlò con ardore di alcune pagine strappate da un libro. Scroop sospetta le abbia portate nella sua grotta. Alla fine era delirante, poverina. Scambiò della bella donna per bacche di sambuco. Scroop tentò di avvertirla. Mi dispiace molto. Ma a te che ne viene se trovo quelle pagine? Scroop crede che in quella grotta ci sia anche un prezioso anello della famiglia Black e Scroop vorrebbe riportarlo al preside. Apollonia ha proibito a Scroop di entrare nella grotta tanto tempo fa. Scroop onora ancora le sue volontà. Scroop non oserebbe mai chiedere aiuto a uno studente, ma visto che Scroop sa che cerchi quelle pagine, magari potresti trovare anche l'anello. Come facevi a sapere del libro che ho trovato e delle pagine mancanti? Scroop e gli altri elfi domestici sono bravi a non farsi vedere. Scroop sente e vede molte cose nel castello. Scroop sa mantenere un segreto. Dimmi di più su questo prezioso anello. Vi è inciso lo stemma della famiglia Black. Il preside sarebbe contento se Scroop glielo riportasse. Come hai fatto a farti male all'orecchio? I Black hanno l'abitudine di decapitare i propri elfi domestici quando i loro servizi non sono più richiesti. Un giorno, la cara Apollonia era comprensibilmente stanca di Scroop e così iniziò ad agitare una mannaia. Scroop riuscì a convincere del suo valore quella dolce ragazza e ora Scroop vede questa ferita come un ricordo del suo buon cuore. A quanto pare potrebbe essere utile a entrambi. Lo farò. È un sollievo per Scroop. Scroop sperava proprio nell'aiuto del giovane Serpe Verde. Porta questo pane tostato alla grotta lungo la costa. Mettilo sul piedistallo che c'è lì. Buona fortuna. Scroop attenderà qui il tuo ritorno. Buona fortuna con quelle pagine e l'anello. Perché proprio del pane tostato? Suppongo sia lì che devo metterlo.
Impossibile. Un visitatore. Mi chiamo Richard Cornacchia. Ero uno studente proprio come te circa un secolo fa. Come diamine hai fatto a trovare questo posto? Mi manda un elfo di nome Scroop. Ha detto che qui potrei trovare un anello dei Black. Spiacente, ma ho venduto quell'anello tanto tempo fa. Povero Scroop. Scommetto che pensa ancora ad Apollonia. Non che lo biasimi. Se ho rubato tutti questi tesori è stato solo per far colpo su di lei. Ahimè, non è servito. Pensavo che una mappa trafugata Pix avrebbe suscitato il suo interesse. E invece ha solo alzato gli occhi al cielo. Che me ne faccio di un mucchio di vecchie pagine ingiallite? Che umiliazione. Insisto, dammele subito. Non sono qui. Da che non ero riuscito a destare la curiosità di Apollonia, ho pensato che magari la mappa avrebbe potuto condurmi a qualcosa degno del suo interesse. Così l'ho seguita fino a quella che posso solo descrivere come una sorta di caverna incantata. Il resto puoi immaginarlo. Ho un'idea. Incontriamoci al limitare della foresta proibita, così ti mostrerò dove trovare quelle pagine. Che ne dici? Perché mi serve il pane tostato per entrare? Ho un'idea di Apollonia. Pare che alcune piovre vadano matte per il pane tostato. Non te l'hanno insegnato a Hogwarts. Come si fa a rubare qualcosa a Pix? È un poltergeist. Non ho rubato quelle pagine dal suo corpo spettrale. Le ho solo trovate lungo la sua scia di distruzione. Sai, lui adora distruggere le cose. Libri, bottiglie, armature. Qualunque cosa possa creare caos attorno a lui. Le pagine gli sono cadute durante una violenta scorribanda in biblioteca. Posso immaginare come sei morto, ma chi ti ha fatto una cosa del genere? Stavo dando un'occhiata in giro quando all'improvviso ho sentito come una brezza fresca e poi, un giramento di testa. Non ricordo altro. Per cui se è tua intenzione esplorare la caverna, fa attenzione. Non so a cosa nello specifico, ma mi sembri una persona accorta. Guardati da ogni refolo d'aria. Se non c'è altro modo per trovare quelle pagine, ci vediamo alla foresta. Sono sicuro che le pagine saranno ancora nel mio panciotto. Se non ti turba la vista del mio, scheletro decapitato, sono tutte tue. Revelio! Una mappa. Non sembra collegata alle pagine mancanti. Meglio conservarla, comunque. Ciao, Scroop. Grazie a te ho potuto accedere alla grotta di Apollonia. La chiave era il pane tostato. Lì ho incontrato un fantasma, Richard Cornacchia. Ha accettato di portarmi alle pagine che cercavo. Quel ragazzo non è mai stato all'altezza di Apollonia. E l'anello di famiglia dei Black? Purtroppo Cornacchia lo ha venduto molto tempo fa. Che triste notizia. Scroop dovrà pensare un modo alternativo per stupire il preside. Scroop si consola sapendo che il giovane Sarpeverde ha trovato ciò che stava cercando. Sì. Grazie ancora, Scroop. Sei davvero impareggiabile.